salve a tutti, friends, dal vostro Super Corrist Gamer. Eccoci qua, ragazzi. Ieri abbiamo fatto il primo episodio di questo nuovo format. Oggi facciamo il secondo, ovvero come girano determinati giochi su Series S. Allora, ieri abbiamo provato Grid Legends. Abbiamo potuto vedere con grande stupore che gira allo stesso modo di PS5. Cioè le differenze sono davvero minime. Ed è una cosa eccezionale, perché io vi ricordo sempre, Series S è una console che costa la metà di PlayStation 5 e Xbox Series X. Perciò, molti mi dite, corra, conviene? Per me ad oggi conviene. Oggi proviamo Deathloop, che è un gioco uscito appena adesso gratis sul Game Pass. Era esclusiva Sony, vediamo un po' come gira. Io non l'ho giocato su PS5, ma non è quello il problema. Vediamo se la grafica è bella, la fluidità è tutto. È una prima prova. Se volete vedere la serie di questo titolo e vi piace, scrivetelo nei commenti e porteremo tutta la serie di Deathloop. Anche perché vi dico già che appena finisce Resident Evil Village, siamo ormai alle battute finali, al peggio ci saranno due episodi. Inizieremo anche con Halo Infinite, altro gioco che ho già provato, mi piace, lo voglio portare. Prima di partire, come al solito, l'invito è quello di iscrivervi a questo, al primo canale, scusate, SuperCorris84, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte, dove questo e tanti altri giochi, compreso la serie S, sono sempre in offerta, trovate le prevendite, c'è di tutto. C'è il canale ufficiale SuperCorris84 di Telegram per le news in anteprima e per i sondaggi con cui ogni giorno vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali. C'è Fruitlab e c'è Twitch. In più, a livello d'abbonamento platino del primo canale, ci sono tantissimi videocorsi per cercare di diventare, per riuscire a diventare youtuber di successo. Partiamo. Gioco di Bethesda. Io non ho mai giocato un gioco di Bethesda. Ah, nulla, io non lo voglio creare l'account. Fammi giocare. Ma perché ogni volta devono rompere i coglioni con sti cazzo di account? Facci giocare, porca troia. Sottotitoli. Vediamo se ci sono pure. Sembra che non ci siano opzioni per la grafica. Vediamo se c'è l'opzione per la grafica, ragazzi. Regola gamma, luminosità, visuale, campo visivo. No, ragazzi, strano, ma non ci sono. Non ci sono regolazioni per la grafica. Vai, partiamo. Andiamo a vedere un po' com'è. Andiamo a vedere pure i caricamenti. Velocissimi. Oh. Per l'ultima volta, perché non ricordi? Non ti sforzi nemmeno. Oh. Ci vogliamo sbrigare o no? Se continua così sarà. Vai. Ma anche il tutorial facciamo, noi partiamo subito a liquidi. Oh cazzo. Ah, perché qua mi sembra che si può viaggiare nel tempo, ragazzi. Allora, andiamo a vedere la grafica, ragazzi. Beh, sto proprio ubriaco questo. Secondo me ti chiami Arturo Passoduro. Beh, raga, graficamente tanta roba, eh. Graficamente veramente tanta roba, adora. Appena svegli e non capite cosa succede, niente paura. Frank Ciancia mi accompagnerà con le note giuste. Ecco il primo brano. Andiamo a vedere un po' di roba qua. Raga, i pulsanti sto a vedere perché io sono molto. Allora, ragazzi, graficamente devo dire ci siamo. Molto bello, guardate le luci.
fluidità assoluta. Grafica di grande impatto, devo dire, in questo momento. Perciò. Ora, chi ha la versione PS5 mi faccia sapere, ma penso che è un gioco molto molto allettante. Eredità di papà, presa, stretta sul pannello, ho ciò di cui tutti hanno bisogno, trovata la tavoletta, a posto. Attenzione, porta testa di cazzo, buona. Brillante scienziata, lavoratrice in... musicista fantastico, Frank. Siamo praticamente... riccone, pezzo di merda, mi piace pure questo. Vabbè, abbiamo letto tutto, io direi. Ah, walkie talkie, molto bene. Ragazzi, graficamente top. Aspetta un attimo, mi potrò dare pure un giudizio su... ma qual è l'LB qua? Oh, senti l'aria. Ma ci abbiamo armi? Conosci il codice? Bella raga, molto belli giochi di luce, ma su next gen ormai siamo abituati. Lo possiamo pigliare? Allora, primo impatto molto positivo, la grafica è bella e c'è una grande fluidità, che è quello che a me interessa sempre. Quindi sono molto soddisfatto per ora. Cerchiamo di capirci pure qualcosa di più con la storia. Acqua bassa. Cur Colt. Oddio, raga, il doppiaggio non mi fa impazzire, devo essere sincero. Un doppiaggio non top. Però per il resto il gioco, graficamente, è veramente accattivante. E dai gameplay che ho potuto vedere... è un bel gioco. Vedremo se vi piace, lo proveremo a portare in una serie su questo... ma dove sta questo? Esecuzioni. Premi RB quando indicato per eseguire un'esecuzione. Ho capito, ma lo problema non è premi RB. E quale RB? No. Ho già un coltello in mano e mi sento bene. Oh baby. Frank Spicer, signori e signore. Frank Spicer. Frank. Frank.
possiamo prendere nulla. Scendiamo lungo la spiaggia, bello. E che devo fare qua, mo'? Oh, dobbiamo salire qua. Lungo la costa. Bella la grafica, belle le texture. Il doppiaggio fa un po' cagare. Torneranno domani. Beh, qua la grafica è proprio bella, ragazzi. Guardate qua. Texture perfetta. Qualche pop-up proprio molto limitante in quello che è, si autolimita se stessa, perché non è un po'. Sto cazzo da sole. Oh, vabbè. Ho capito. Concentrazione per segnare un nemico. Ma dove devo andare, voglio? Sta pieno di gente. Raga, l'impatto grafico, come potete vedere, è veramente buono. Anche gli FPS sono... Si riesce quasi a sentirlo. Non pensavo che il divertimento infinito fosse così fretta. Ci vede qua? Questo è il problema. Sta fermo, sto rompicoglioni. Nascondi. Armato di mitra. Ai ai ai. Non pensavo che il divertimento infinito fosse così fretta. Forse ci hanno visto, ragazzi. Io abbiamo fatto suonare il telefono, ragazzi. Stealth. Non l'ho immaginato. Vieni, su. Beh, a volte certe cose sono inevitabili. Dovrei sparare a qualcosa. Dammelo mitragliatore. Eccolo qua. Come si fa più? Mm.
Bella, raga, la grafica è proprio bella. Ma già l'avevo visto nei gameplay, l'ho visto sull'amico di... sul nostro amico Drivatar. Che era molto bella la grafica. Devo dire, è molto, molto, molto... Madonna, comunque la... doppiaggio pessimo. Sì! Finalmente ci sei! Sì, dimmi quanto ricordi di me. Un cazzo? Quello non l'avevi mai detto. Madonna, raga. Cioè, c'è una cosa. Pessimo proprio. Pessimo proprio, cioè il doppiaggio non mi piace proprio. Cioè il suo, il Colt. Comunque, raga, ma potete vedere, la grafica è fantastica. Sì, forse perdo un minimo, minimo, minimo su Series S, ma guardate qua, cioè... probabilmente su PS5, su Series X sarà un pelo migliore, ma vi posso dire che è sontuosa. Sarà una giornata produttiva o no? A me non mi dispiace affatto. So se mi dai modo, e non so manco dove sta la biblioteca qua. Si sale. Fai quello che vuoi, ma non tirare la leva. Graficamente è top. Fai quello che vuoi, ci stanno cazzo qua. Mi sembra tanto una trappola a me questa. Non tirare la leva, e noi tiriamo la leva perché siamo polli. Ovvio. Ecco qua. Ah, cadi sempre la stessa vecchia merda. Per una volta, dico, ci provi. Puoi provare a renderlo più interessante. Carnesis. Ma che razza di brutto atteggiamento. Lo sai che di solito ti rendo le cose più facili, ingrato bastardo. Ma... questa volta ti metto fuori. Non ricordi? E quel codice. Cos'è, una stronzaccia di merda. Ah, questo sono io. Ti aspetto. La cartolina, scemo. L'hai scritto sulla cartolina di Black Reef. Capito? Ok. Ti lascio andare ora. Cazzo! Ah, cazzo. Siamo morti in due. Raga, primo assaggio di questo gioco. Molto bene, mi piace. È un bel gioco. Graficamente molto accattivante, su Series S è uno spettacolo, frame rate granitico, pad molto buono. Fatemi sapere se voi volete continuare a vedere una serie su questo gioco, questo andrà a finire nella cartella come gira su Series S. Se voi lo volete vedere, io prendo, ragazzi, e ve lo porto per tutta la serie, sarebbe forse interessante. Fatemi sapere voi, ciao agli occhi.